fattori. L'abbiamo dimostrata oggi facendo una gara di sacrificio e poi nel secondo tempo di gestione. Sì. Senti, tutta questa storia del Lazio c'è un'altra storia, c'è la storia di Romolo, che è arrivato qui a Roma e che si sta ritagliando un posto sempre di più, sempre un po' più titolare, sempre un po' più di presenza, no? Stai dando molto a questa squadra. Ecco, quanto ci tieni a questa maglia, perché sai che l'ambiente razziale inizia a volerti bene, c'è chi scrive sui forum, sui siti, riscattiamo Romolo, prendiamolo, tu come ti poni di fronte a questa situazione? Vi ringrazio tutti, cioè, mi fa piacere, però l'importante è dare il massimo, no, per questa squadra, per questa maglia. Sto cercando di fare il meglio che posso e fin qui sta andando tutto bene, però c'è una grande finale da giocare, mancano queste 4 partite che daremo tutto. Il gruppo è meraviglioso, straordinario, nonostante le assenze che avevamo oggi, no, di Milinkovic, Luis Alberto, Immobile che è partito in panchina, abbiamo fatto un'ottima gara, Cataldi, Parolo, Caicedo ha fatto una doppietta, cioè un bel gruppo e quello è importante per proseguire. Il mister ieri ha detto mancano 6 finali per la fine, quindi compresa quella della Coppa Italia, è davvero così? Certamente, perché siamo lì, siamo ancora indietro nel campionato, però con grandi possibilità. Se qualche squadra davanti a noi inciamperà, saremo lì per mangiare il loro posto, quindi lotteremo fino all'ultimo. Senti, oggi un assist e un quasi gol, mi è dispiaciuto quel palo, potrebbe essere di gol, no? Sì, ho visto un po' la porta, però c'erano 2 compagni liberi, dovevo essere un po' più altruista, però ho visto solo la porta, non è per egoismo, perché vedevo solo la porta, però speriamo che nella prossima partita la palla entri. Senti, invece, il motivo di uscita, c'è qualche problema o la tua uscita ti hai rifatto male? No, avevo un po' male alla spalla, però il cambio era già previsto, non per quello. No, era tutto programmato. Grazie. Prego. Paolo.